Gli accessi al sito del comune di Pescara in un anno sono raddoppiati e ora l'amministrazione ne ha fatto uno nuovo. È online da oggi e tramite lo sportello polifunzionale si potrà accedere a oltre 700 istanze. Al momento il vecchio sito rimane comunque fruibile, fino a quando tutti i contenuti saranno spostati su quello nuovo. La transizione digitale a Pescara è già realtà, ha detto l'assessore Seccia. Un sito che praticamente si adegua a quelle che sono le normative AGID che obbligano gli enti locali ad effettuare degli adeguamenti in relazione alla trasparenza e alla facilità di accesso. Questo sito ovviamente rappresenta quello che detta la norma in tal caso, anche perché nell'ultimo anno si è avuto praticamente un raddoppio degli accessi, da 50 a 91.000 quasi, quindi quasi il doppio, e vogliamo mettere in condizione tutti i cittadini di Pescara di digitalizzare i propri servizi attraverso questo strumento, con la diffusione anche dello SPID, che è il sistema di identità digitale, che permette anche di effettuare quelle che sono richieste di certificati, ad esempio dalla cosa più banale a qualsiasi altro servizio che è fornito dal Comune di Pescara. Quanto costa riammodernare il sito? Sono, ripeto, risorse interne che sono state prodotte da personale interno, quindi praticamente viene prodotto nei termini in cui ovviamente vengono pagati gli stipendi dei nostri dipendenti, quindi un orgoglio doppio per la città di Pescara, perché dimostra che internamente ha delle risorse importanti che può essere messa in produzione per il beneficio del miglioramento della qualità della vita dei cittadini.